Bentornati a una nuova puntata di Ruote di Storia. Prima di raccontarvi tutto sul protagonista di oggi, vi invitiamo ad iscrivervi al canale se volete vedere altri video come questo. Per voi è solo un piccolo gesto, ma per noi è fondamentale per proseguire nella divulgazione di mezzi che hanno segnato la storia. Oggi vi parliamo di una delle moto più rivoluzionarie di sempre, la mitica Honda CB750 FUR. La Honda CB750 FUR, presentata al Salone di Tokyo nel 1968, segnò un momento epocale nella storia delle due ruote, ridefinendo il concetto stesso di motocicletta. Con il suo motore quadricilindrico fronte marcia e un'innovazione tecnica senza precedenti, questa moto rappresentò un salto generazionale per l'industria motociclistica mondiale. Quando la CB750 venne mostrata al pubblico, sembrava provenire da un'altra epoca. Il suo motore a quattro cilindri in linea, raffreddato ad aria e dotato di distribuzione monoalbero in testa, SCHC, era una meraviglia tecnologica. La moto stabiliva nuovi standard di raffinatezza e affidabilità, sfidando apertamente le più prestigiose marche europee e britanniche. Honda riuscì a combinare prestazioni da gara, affidabilità quotidiana e una cura per i dettagli che, fino a quel momento, non aveva eguali. Il risultato fu una moto capace di accelerare con brio, superare i 190 km orari e mantenere una dolcezza di guida impareggiabile, tanto nel traffico urbano quanto sulle lunghe distanze. Il motore della CB750 era un capolavoro di ingegneria. Distribuzione monoalbero, catena a rulli con tenditore centrale, bilancieri fucinati in acciaio e molle elicoidali coassiali per garantire precisione e durata. Camere di combustione polisferiche, valvole disposte su assi non paralleli e pistoni in lega di alluminio con il 12% di silicio per una combustione efficiente e prestazioni elevate. Lubrificazione a carter secco, con serbatoio separato per ottimizzare il raffreddamento e ridurre gli ingombri. L'alimentazione era affidata a quattro carburatori Keihin da 28 mm, mentre l'accensione a spinterogeno assicurava un avvio rapido e affidabile. La moto era dotata di un cambio a 5 marce, che garantiva una trasmissione fluida e una guida sportiva. La CB750 fu la prima motocicletta di serie al mondo a introdurre alcune soluzioni tecniche rivoluzionarie, freno a disco anteriore. Nel 1969 Honda decise di abbandonare il tradizionale tamburo in favore di un sistema idraulico con pinza flottante, per migliorare le prestazioni frenanti di una moto così potente. Avviamento elettrico. Una novità assoluta per il segmento, che migliorava notevolmente l'usabilità. Telaio a doppia culla chiusa. Derivato dalle moto inglesi, garantiva rigidità strutturale e stabilità. Questi elementi, insieme agli ammortizzatori posteriori regolabili e alla forcella teleidraulica, assicuravano una guida confortevole, sicura e moderna. Uno degli aspetti che resero la CB750 un successo mondiale fu l'incredibile cura per i dettagli. I quattro scarichi simmetrici, la livrea curata e una strumentazione completa con contagiri e tachimetro rendevano la moto un'opera d'arte. Ogni componente era progettato per garantire una longevità che molte moto europee non potevano offrire. La CB750 non era solo un mezzo tecnologicamente avanzato, ma anche un prodotto pensato per durare. Honda dimostrò che la perfezione meccanica non era più solo un'utopia. La produzione iniziale della CB750, conosciuta oggi come K0, non era originariamente codificata con questa sigla. Solo dopo l'introduzione della versione K1, che in giapponese significa Kairyo Ungo o Improvement Number 1, la K0 ricevette questa denominazione per distinguere le due versioni. La K0 adottava un sistema a quattro cavi indipendenti per il controllo dei carburatori, eliminato nelle versioni successive. Honda raggiunse una produzione di 5.000 unità mensili in poco più di un anno dal lancio, dimostrando il successo globale di questa moto rivoluzionaria. La CB750 non si limitò a dominare il mercato. Trionfò anche nelle competizioni, confermandosi la prima vera superbike della storia. Da segnalare le vittorie al Boldor 1969
e la 200 miglia di Daytona 1970, che rappresentò una prestazione leggendaria che consolidò la fama della moto. Con una produzione complessiva di 553.000 esemplari fino al 1978, la CB750 non solo segnò il tramonto delle moto britanniche, ma inaugurò un'era in cui la tecnologia e il design giapponese avrebbero dominato il motociclismo mondiale. Tra i modelli derivati, CB350F, 1972, prima 350 con 4 cilindri, moto preferita da Soichiro Honda. CB400F, 1975, introdusse il cambio a 6 rapporti. CB750A, 1976, versione automatica. CB900F, 1979, primo CB con sistema DO, HC a 4 valvole. CB1100R, 1981, celebre per le vittorie sportive. La Honda CB750 Four rimane una delle moto più iconiche mai prodotte. Con il suo mix di tecnologia avanzata, design accattivante e prestazioni eccezionali, non solo rivoluzionò il mercato motociclistico, ma divenne un simbolo di innovazione. Ancora oggi, collezionisti e appassionati la considerano un'opera d'arte meccanica, capace di emozionare come il giorno del suo debutto. Honda non costruì solo una moto, scrisse una pagina indelebile nella storia del motociclismo. Le ruote girano, le storie restano, ogni moto racconta un percorso e svela un'epoca. Ci fermiamo qui, ma la strada delle leggende continua. Alla prossima tappa, sempre su due ruote e con un pezzo di storia da raccontare.